L'ex ministro ed ex direttore degli Uffizi dei Musei Vaticani, Antonio Polucci, fa un passo indietro tirandosi fuori così dal ruolo di arbitro. La vicenda è quella relativa alla valutazione economica dell'archivio Vasari. Ha fatto un passo indietro perché avevamo presentato un atto di ricusazione perché si era già occupato anni addietro dell'archivio Vasari, aveva già espresso la sua opinione valutando intorno al 1.500.000 euro. E circostanza che ha confermato nella lettera che ha inviato per conoscenza al Tribunale di Arezzo con la rinuncia all'incarico, confermando di essersi interessato già della questione, quindi di non poter essere il terzo super partes, il terzo che non aveva rapporti con altri. Tra altre cose ha ancora, diciamo, rapporti con le sovrintendenze, eccetera, quindi comunque ha fatto una rinuncia espressa, e quindi ora il Tribunale di Arezzo dovrà prendere atto della rinuncia stessa e trovare un terzo diciamo esperto che possa essere nominato, che non abbia rapporti appunto con le parti già in causa. Ecco, dovrà essere quantificato il valore dell'archivio vasariano. La quantificazione fatta dallo Stato ad oggi, secondo voi, è indubbiamente insufficiente? Non più tardi di 2 anni fa, forse 2016-2017, due giudici del Tribunale di Arezzo, per permettere il trasferimento di alcune parti, diciamo di un terzo, ma facciamo una valutazione approssimativa per difetto, un terzo, forse anche meno, dell'archivio a Palazzo Medici Riccardi a Firenze per una mostra, pretese di dalla proprietà che venisse accesa un'assicurazione per 90 milioni di euro. Ci fu anche una perizia dei Lloyds di Londra che hanno assicurato i beni, e certamente i Lloyds di Londra non hanno assicurato per 90 milioni un oggetto che, secondo quanto dice la sovrintendenza, vale 1,5 milioni, perché non credo che siano così sprovveduti e pazzi, quindi.